Chiaramente un gruppo di lavoro richiede che funziona, richiede un po' di tempo, richiede un po' di tempo e richiede il fatto che il gruppo passi attraverso delle fasi ben precise. Anche in questo caso, sapere che ci sono delle fasi nel tempo aiuta a controllare l'ansia. Il discorso delle fasi del gruppo è stato affrontato in maniera approfondita negli Stati Uniti negli anni 60 da uno psicologo sociale che si chiamava Tuckman e dalla sua allieva che si chiamava Ann-Marie Jensen, che nel 1977 hanno scritto un articolo molto importante in cui teorizzano quelle che sono le fasi del gruppo. Le frasi del gruppo sono forming, storming, norming, performing and adjourning. Che cosa significa? Cominciamo dalla prima, forming. Il gruppo si forma. Il gruppo si forma tra persone che non hanno mai lavorato insieme oppure che si trovano insieme in una struttura, in un'istituzione, ma non si sono mai trovate a dover portare a termine un progetto in un tempo X, a condividere gli obiettivi in maniera sistematica. Quindi è la fase della formazione del gruppo, forming, vengono dati i compiti, si stabiliscono i tempi, eccetera. Poi c'è lo storming è la tempesta, la confusione totale, cioè queste persone che si ritrovano non sanno da dove cominciare. Se ci pensiamo, succede pure a ognuno di noi quando dobbiamo realizzare qualcosa, all'inizio prendiamo tutte le cose che ci servono e non sappiamo assolutamente come organizzare il nostro lavoro. Pensate che questo succede a livello amplificato in un piccolo gruppo di lavoro. E la fase della confusione è una fase importante perché un po' le persone si prendono le misure, cominciano a capire come funziona ciascuno di loro, si comincia a cercare di capire che cosa si può fare, che cosa non si può fare, chi fa che cosa, eccetera, eccetera. E dopo questa fase di confusione c'è la fase del norming. Il norming significa che il gruppo si dà delle regole per funzionare. Dopo la confusione, le regole danno la possibilità di attivare un processo che arriva al performing, cioè al fatto che si riesce a produrre quello per cui ci si era ritrovati insieme. L'ultimo punto, che è l'aggiorning, è stato aggiunto dopo. Perché Ann-Marie Jensen si accorse, anche chiaramente studiando tutto l'aspetto dinamico, che alla fine il gruppo aveva un'ansia di separazione, un'ansia di separazione che deriva dal fatto che quando si condivide così intensamente un percorso di lavoro è difficile salutarsi. Allora, l'aggiorning è un aggiorniamoci, che significa che permette al gruppo di chiudere anche dal punto di vista emotivo e affettivo. Una cosa importante da dire è che queste fasi non è che durano tutte lo stesso tempo. Ogni compito ha dei tempi e queste fasi possono variare in funzione del compito e degli obiettivi. Il tempo è una variabile fondamentale e abbiamo detto che ricondurre al compito e ricondurre al tempo sono due delle azioni che il conduttore può fare per permettere al gruppo di funzionare. Se il gruppo di lavoro deve funzionare come un gruppo di persone in cui ciascuno mette qualcosa di sé e diventa un tutto fatto dalle differenze, e questo sembra un paradosso, ed è questo il paradosso del gruppo, ma è anche la sua ricchezza, allora dobbiamo stare attenti al fatto che c'è una dimensione che è quella del prodotto. Cioè io produco qualcosa e la devo fare al meglio, come io come gruppo, quando parlo di io, in questo caso parlo del gruppo come totalità. Dall'altra parte c'è un processo. Allora bisogna trovare il modo di equilibrare l'aspetto del processo con l'aspetto del prodotto.
fatto. Perché se ci si concentra troppo sul processo, sicuramente ci si vuole tutti più bene, si riesce a dire qualcosa a ciascuno, eccetera, ma il prodotto poi non sarà all'altezza di quanto ci si era proposti. Se ci si concentra troppo sul prodotto, si rischia di lasciare qualcuno indietro, di non permettere a tutti di partecipare nello stesso modo o di dare il proprio contributo, perché si è talmente centrati sul fatto che il prodotto deve essere la cosa migliore, per cui magari in un gruppo di 10 persone ce ne sono due che poi fanno tutto il lavoro e le altre 8 che si mettono ai margini perché il fuoco è soltanto sul prodotto. Questa è una conseguenza molto importante dal punto di vista formativo, educativo e dell'apprendimento dal punto di vista sociale. Perché avere chiaro che è necessario permettere alle persone di fare attenzione sia al processo che al prodotto, dà modo poi di attivare delle esperienze di gruppo che diventano significative, nel senso in cui dicevamo all'inizio di questa lezione, nel senso in cui si fanno delle esperienze che permettono di vivere il gruppo come una risorsa e sono delle esperienze trasformative che le persone non dimenticheranno più, perché trasformano le persone nel loro modo di essere e nel loro modo di stare con gli altri. L'evoluzione di un gruppo, da un gruppo qualunque a un gruppo di lavoro, non avviene naturalmente, spontaneamente. Un gruppo di lavoro si costruisce nel tempo in virtù di una precisa strutturazione metodologica e di un contratto chiaro e condiviso tra tutti i suoi membri. Questa è un'altra cosa importante e quindi saper condurre un gruppo è una competenza tecnica ed è qualcosa che ha a che fare proprio con il ruolo del formatore. Ma non c'è solo il ruolo del formatore, la dimensione di gruppo permette anche di cambiare un clima organizzativo. Dice Quaglino, laddove si realizzino le condizioni per la sua attuazione, si tratta di un processo che interviene significativamente sulla struttura e sulla cultura dell'organizzazione e quindi produce autonomia e possibilità di autodeterminazione, promuove la leadership professionale e connota l'organizzazione come rete di relazioni e come rete di idee. Quindi c'è un piano, ancora una volta emotivo, e c'è un piano cognitivo. Un'organizzazione che funziona, una struttura, pensiamo a una casa famiglia, un centro sociale, è un'organizzazione che utilizza i gruppi di lavoro come sua modalità organizzativa e che promuove una cultura di gruppo. Nelle istituzioni occorre quindi diffondere la cultura del gruppo e sostenere e sviluppare la capacità di lavoro, fornendo occasioni di programmazione e di controllo sia del prodotto che del processo del gruppo. In questo senso è fondamentale il ruolo del coordinatore. Tutte le figure apicali hanno in questo senso una responsabilità che è molto maggiore di quella di tutti gli altri, perché devono progettare consapevolmente delle situazioni in cui vengono promossi dei gruppi di lavoro. Dall'altra parte, se guardiamo al singolo gruppo, un ruolo fondamentale appunto è quello del conduttore di gruppo. Adesso vedremo qual è il suo ruolo. L'ho già anticipato quando parlavo degli assunti di base, adesso proverò ad andare un po' più all'interno del ruolo del conduttore. Che cosa fa il coordinatore in generale? Fa da mediatore tra la realtà esterna e la realtà interna del gruppo, nel senso che riporta nel gruppo quello che appunto è il compito, il senso di realtà, il rapporto con l'esterno, eccetera. Gestisce l'errore, cioè le cose che succedono, o le defaillance, o i fallimenti, in termini non giudicanti,
e costruttivi, ma in termini costruttivi ai fini dell'apprendimento. In una logica non competitiva, l'errore nei termini di un fallimento non esiste. L'errore diventa un'opportunità straordinaria per apprendere e per capire meglio ciò che bisogna fare. Quindi è chiaro che un conduttore, per permettere alle persone che fanno parte del gruppo di esplorare nuove strade, di mettersi in gioco senza paura e senza timore di competere gli uni con gli altri, non giudica. Poi che cosa fa il coordinatore? Lega costantemente il lavoro del suo gruppo al progetto generale di cui si fa parte. Cioè c'è qualcosa che va al di là rispetto a quello che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo non è soltanto nel nostro piccolo legato a quel singolo compito, ma fa parte di un'idea più generale, può anche riportare valori, ideali e rapporti con la realtà esterna, con l'organizzazione in senso più ampio o con la società in senso più ampio. In questo senso può promuovere dei processi di inclusione. Poi che cosa fa? Promuove al massimo le potenzialità del gruppo, mantenendo un equilibrio tra la propria sfera personale e l'ambito del proprio ruolo. Che cosa significa? Che un bravo coordinatore di gruppo tiene a bada la propria sfera personale e trova un equilibrio per promuovere al massimo le potenzialità del gruppo, cioè può dare il suo apporto se è un esperto in quel determinato campo, ma potrebbe anche essere un coordinatore non esperto che fa solo il conduttore del gruppo. Ma se un esperto può dare il proprio apporto, stando molto attento al fatto o attenta che quello che dice non ha lo stesso peso rispetto a quello che viene proposto dagli altri, quindi tendenzialmente deve stare un po' fuori e invece promuovere gli apporti di tutti, anche se non vanno nella direzione che ha in mente lui o lei. Questa è un'altra cosa importante, perché il compito di un conduttore di gruppo non è far arrivare il gruppo a quello che vuole lui o lei, ma è permettere al gruppo anche di produrre qualcosa che magari è inaspettato e al quale lui o lei non aveva nemmeno pensato. Quindi è un garante del compito, nel senso che se si va troppo fuori riconduce al compito, ma nello stesso tempo dovrebbe avere la capacità di accogliere anche l'imprevisto. Favorisce l'emergere di nuove leadership e l'evidenziarsi di sempre nuove capacità. Che cosa significa? Significa che anche la leadership all'interno di un gruppo è qualcosa di dinamico. Il conduttore è il leader istituzionale, cioè quello che viene messo, che si sa che è quello che coordinerà quel gruppo per quel determinato compito. La leadership è un'altra cosa, la leadership è una funzione ed è una funzione che è in relazione alle fasi del processo del gruppo. Intanto possono esserci diversi tipi di leadership, nel senso che ci può essere una leadership relazionale ed emotiva, qualcuno che sa intervenire quando lo stato d'ansia del gruppo è troppo elevato e quindi è accogliente, stempera, non deve essere necessariamente il conduttore, qualcuno che invece diventa un facilitatore del gruppo quando appoggia determinati interventi che aiutano il gruppo a funzionare, quindi quella si chiama leadership funzionale. Ci sono delle leadership che variano in funzione anche delle fasi del gruppo, ma anche in funzione del tipo di compito. Per determinati compiti io posso giocare una forma di leadership, per altri invece la gioca qualcun altro. Quindi una cosa importante è pensare che la leadership è una funzione dinamica e che oltre al leader istituzionale ci possono essere diversi tipi di leadership e il leader istituzionale promuove la circolazione della leadership. Durante lo svolgimento di un compito,
quali sono, che cosa fa proprio materialmente un conduttore? Abbiamo detto cura che il gruppo resti centrato sul compito, cioè riconduce il gruppo al compito ogni volta che vede che il gruppo è in una situazione di assunto di base. Consente a tutti le stesse possibilità di intervento e di partecipazione. Poi richiama esplicitamente i punti sui quali via via si è raggiunta chiarezza, quindi diventa una sorta di memoria del gruppo. Mentre il gruppo è impegnato a funzionare, quindi non può occuparsi di questo, il conduttore tiene la memoria di quello che sta accadendo e ogni tanto riformula. Riformula e dice: allora, siamo arrivati qui, se vi ricordate, siamo passati da questo a quest'altra fase e adesso siamo a questo punto. Questo aiuta il gruppo a resettarsi, si dice, cioè a fare il punto sul percorso per ripartire verso il raggiungimento dell'obiettivo. In caso di dissenso, non ignora o sottovaluta quanto accade, ma propone di affrontare ogni controversia in termini operativi. Un'altra cosa importante è arrivare a prendere delle decisioni insieme. Se qualcuno non è d'accordo, in un piccolo gruppo non si può votare a maggioranza o a minoranza, perché è chiaro che se siamo in 10 e 8 votano a favore e 2 non sono d'accordo, sul momento si adeguano, ma poi boicotteranno il lavoro che verrà fatto e che deve essere portato avanti da tutti, perché comunque ci sarà sempre un vincitore e un perdente. Un piccolo gruppo di lavoro, un team di lavoro è un gruppo senza perdenti, dove il conflitto viene affrontato, è arricchente e diventa uno strumento di lavoro. Questo è un altro concetto importante. In questo senso, il conduttore accetta il conflitto. Un gruppo senza conflitti non è un gruppo dinamico, è un gruppo morto. Accetta il conflitto e rimanda al gruppo stesso che il conflitto fa parte integrante del processo, di lavoro. Per concludere, il compito del coordinatore e del conduttore è un compito estremamente importante perché è un garante del compito, ma è anche un garante del processo. Ed è quello che dovrebbe permettere al gruppo di funzionare. Un'altra cosa che mi premeva dire prima di concludere è che appunto nel momento in cui si impara a lavorare in gruppo, si sono in maniera riflessiva vissute determinate esperienze, questo entra a far parte della competenza professionale di un operatore, ma anche della competenza sociale e relazionale di una persona che semplicemente è un membro di un gruppo. E che fa e che vive all'interno di questo gruppo un'esperienza significativa insieme agli altri. La dimensione del gruppo di lavoro in una istituzione e organizzazione, quindi, non può prescindere dalla pratica riflessiva, ancora una volta, di un gruppo. La pratica riflessiva diventa un agente di cambiamento organizzativo, ma non solo, riguarda il benessere degli individui e dei gruppi che fanno parte del sistema e il clima organizzativo nel suo insieme. Poi permette di costruire in maniera partecipata una cultura di gruppo e una cultura di un'organizzazione che funziona. Permette di sentirsi parte di qualcosa e di qualcosa che ha a che fare con altre persone e con le relazioni e quindi può attivare processi di inclusione di straordinaria efficacia e potenza.